Tutto cominciò il 29 ottobre del 1989. Era una domenica e alle ore 20 circa, uscendo dalla sala Atlantica a 100 metri da casa, in cui mia madre e mio padre mi avevano portato a vedere Indiana Jones e l'ultima crociata, io ho capito che avrei voluto fare quello. Che non so come, non so perché, ma avrei voluto avere a che fare con quella cosa lì, con il cinema. In che modo poi l'avrei scoperto? L'avrei scoperto anni dopo. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, quello che è, benvenuti da Emanuele Rauco al punto di vista Summer Edition, ossia la nuova versione, la versione a mezze maniche, la versione sullo sdraio del punto di vista del canale di Mr. Groucho Romano. Come avete capito da questo inizio, oggi parlo, diciamo, siccome sarà una specie di videoconfessione, su come è nato il mio amore per il cinema e come è nato anche il mio amore per la critica, per la scrittura di cinema, cioè come sono arrivato a fare questo lavoro. Come avete capito, Indiana Jones e l'ultima crociata è il film che mi ha segnato. Io ho capito dopo aver visto quel film e cosa ha di bello quel film, perché mi ha cambiato la vita, lo scoprirete venerdì nel cosa Summer Edition. Dopo quel momento io ho capito che il cinema sarebbe stata la mia vita, come ci avrei messo poi una quindicina d'anni, no, anche qu quasi 20 anni a capirlo. Però un segnale ce l'avevo avuto da subito, perché qualche giorno dopo la maestra ci dà come compito a casa quello di raccontare l'ultimo film che avevamo visto, se ci era piaciuto, se non ci era piaciuto. E io raccontai in, credo, metà quaderno tutto Indiana Jones e l'ultima crociata. Feci praticamente il trattamento del film spendendoci ore e ore. Lì ho avuto il sospetto, ma forse l'avrei avuto dopo a mente fredda, che la scrittura sarebbe stata la parte fondamentale della mia vita. Sospetto confermato dal fatto che io, insomma, mi appassiono al cinema e ai film presto. Indiana Jones non è il primo film che ho visto al cinema, il primo film che ho visto al cinema è Il piccolo diavolo. E più o meno ogni settimana ci andavo con mia madre e mio padre, con mio zio. Però a un certo punto, verso i 12 anni, ho cominciato a sentire il bisogno di dover scrivere le cose che vedevo, di dover scrivere i miei pensieri, non necessariamente per condividerli. Tanto che la mia prima recensione fu fatta sul mio diario personale e fu la recensione di, guarda caso, torna Spielberg, Jurassic Park, che è il primo film che ho visto al cinema non accompagnato da un adulto, cioè con due miei amichetti. Era il 93, avevo 12 anni, e ho cominciato su questo mio diario a scrivere delle piccole recensioni. Da lì cioè ho sempre continuato a scrivere film, e a un certo punto, a 15-16 anni, visto che scrivevo costantemente sui diari, su dei quaderni, le cose che vedevo, e mi frullava anche per la testa di scrivere proprio delle vere storie per il cinema, ho cominciato a propormi in quello che era all'epoca il giornalino del mio liceo. A 15 anni, credo, ho cominciato a scrivere recensioni di film per il giornalino del liceo. Lì è stata la svolta. Io poi non ci credevo, cioè, nel senso, nella mia testa c'era quella di voler fare l'attore prima e il regista poi. Scelte che mi hanno portato. Il relatore l'ho scartata presto come idea. Quella del regista invece l'ho tenuta per un po' più di tempo e me la sono portata fino a tutto il DAMS, no, tutto il DAMS no, però fino a una parte di DAMS me la sono portata, quella di voler fare il regista. In realtà poi ho capito che non era, in realtà perché non era, non è quello che ti insegnano al DAMS, come si fa il regista, come si fanno i film. Ti insegnano la storia del cinema e al limite, quando sei fortunato che hai dei bravi professori, come si vedono i film. Lì ho capito piano piano, intanto, che quello era il posto giusto per me, che quella scelta che avevo fatto nell'89 l'ho confermata nel 2002, quando la prima lezione era storia del cinema, la prima parte di storia del cinema, la storia del cinema muto, e quando alle 8 e un quarto di mattina sullo schermo grande dell'aula più grande dell'università appaiono le comiche mute di Chaplin, lì ho capito che ok, ho fatto la scelta giusta, ok, la mia vita è il cinema. Ok, la mia gabbia è anche quella che non credo di poter fare altro nella vita. Ci ho messo un po',
a capire che non era il regista quello che volevo fare. Anche perché un po', appunto, non ti insegnano come si fa il regista, non ti insegnano come si tiene una macchina da presa, le teorie, le tecniche della regia. Ma poi perché stando sul set insieme ad amici, a colleghi dell'università che facevano i loro cortometraggi, ho capito che quel tipo di tensione non l'avrei retta. Che non è solo una tensione, appunto, una tensione emotiva, è proprio uno stress fisico. È la responsabilità di avere tutto sulle tue spalle. E non perché è una questione di responsabilità, ma perché non avrei saputo dove mettere le mani, non avrei saputo a chi dare i resti, non avrei saputo come si gestiva quella cosa. Ho visto come si faceva, forse avrei potuto provare ad imitarla, ma non ce l'avrei fatta. Al terzo problema di fila, su una cosa che non competeva, che è quello che volevo fare io, ossia cioè solo ideare un film e dire ciao che azione e vedere se quella scena era venuta bene, tutti gli altri problemi collaterali li sentivo non miei. Lì ho capito che non era la mia strada la regia. E allora ho cominciato ad andare a ritroso e a pensare a qualcosa. Per esempio, ogni volta che venivano comprati i quotidiani o le riviste settimanali, la prima cosa che andavo a leggere non erano i programmi del cinema o i film che c'erano in TV, ma andavo a leggere proprio le recensioni. E un grosso contributo a formare la mia testa, la mia voglia di essere recensore, di essere critico, fu Film TV, la prima serie di Film TV, quella con Emanuela Martini come direttore dal 93 in poi. E quindi no, credo, forse non a caso io poi ho cominciato a scrivere di cinema, a voler scrivere di cinema nel 93, perché influenzato da quelle recensioni lì, da quel modo di intendere il cinema lì e la critica. E volevo leggere le recensioni, volevo saperne di più dei film che volevo vedere o che avevo già visto, volevo confrontarmi con i critici di cui mi fidavo. Poi sono diventato critico, non ho mai pensato che potesse essere un lavoro. Poi nel 2006. No, nel 2006 precisa, ma insomma alla fine 2005-2006 comincio a pensare, ok, questo potrei provarci, potrei farlo come hobby. Scrivevo delle recensioncine su vari siti internet, cioè come utente, non come redattore, continuavo a scrivere sui diari e tutto. E poi a un certo punto c'è un cartello all'università, cercasi redattori per un sito web, parliamo di cinema, scriviamo recensioni, viene da vedere i film gratis. Io andavo una, due volte a settimana al cinema, vedere i film gratis era una svolta. E da lì ho cominciato. Dopo 6 mesi, una sola testata, ho cominciato a mandare curricula, insomma, un po' di pezzi di prova alle altre testate, perché volevo scrivere sempre di più e volevo vedere sempre più film. E allora ho avuto un certo un giorno l'illuminazione. Era credo poco dopo la laurea, io mi sono laureata alla fine del 2006, poco dopo la laurea. E seduto davanti a un film di cui dovevo scrivere la recensione, ho detto: sto seduto in un cinema a vedere un film che forse è la cosa che mi piace di più al mondo. Scrivo di cinema, che è forse la seconda cosa che mi piace di più al mondo. Se sono fortunato, mi pagheranno. E questa è poi tutta un'altra storia. Perché io devo sperare di fare il regista se in realtà la videocamera, la telecamera non l'ho mai tenuta in mano? Questo è il mio lavoro. E da lì si comincia a faticare per trovare, come dire, dei modi per scrivere, dei modi per lavorare, ti dà da fare. Questo però, di questo vorrei parlarne poi magari la settimana prossima. Ecco, questa seconda parte. Io e la critica come lavoro, cioè il mio lavoro, il mio modo di vedere il cinema e poi la strada che ho affrontato per diventare critico, e diventare critico poi non vuol dire essere pagati, però insomma i problemi, ma anche la voglia e la passione. Oggi però volevo confidarvi come nasce la mia passione per il cinema e la mia passione per la scrittura, in questo momento anche per il video, per i video di cinema. Questo era appunto una confessione. Se volete poi sapere i film che mi hanno formato, appuntamento ogni venerdì per il mese di agosto con il Cosa Summer Edition, in cui consiglierò i tre fi un film a settimana da vedere, e saranno i film che mi hanno in un certo senso cambiato la vita, cambiato il modo di sentire e vedere il cinema.
i tre dischi che mi hanno cambiato la vita, perlomeno i gusti musicali, e i tre libri, ovviamente una settimana, da leggere sotto l'ombrellone. Se vi è piaciuto questo video, cliccate mi piace e commentate, ditemi voi com'è nato il vostro rapporto con il cinema, com'è nato il vostro amore per il cinema e se lo fate per lavoro, come avete approcciato, che lavoro fate all'interno del cinema, insomma, condividete con me la vostra esperienza come io l'ho fatto con voi. Ciao a tutti!